Ti è mai successo di essere convinto di una cosa? Incredibilmente convinto di una cosa? Convinto a tal punto che anche davanti a una lampante nuova realtà la tua convinzione è ancora un monolite, è indistruttibile. Capita a tutti, almeno per qualcosa? Sì, ma perché? Ma è semplice, perché umanamente abbiamo bisogno di certezze. Ci fidiamo di una tendenza, del sentito dire, del si fa così, si è sempre fatto così, perché diciamocelo, mettere in discussione costa fatica. Ci vuole il suo tempo e ci mette davanti a una sensazione molto sgradevole, l'insicurezza. Nel mio ambito mi basta parlare dello spinosissimo tema degli sviluppi, che questo fenomeno assume livelli spaventosi. Ogni azienda fa a modo suo ed è convinta intimamente che non esista un altro. È chiaro, se i risultati arrivano ottimi e continui, beh, tanto di cappello. Però, se non è così, qualcosa che non va, evidentemente c'è. Oggi parliamo di raggi interni e di quanto sono importanti nella corretta determinazione dello sviluppo. Si dice spesso che a parità di spessore e materiale, una matrice più piccola mangia di più. Allo stesso modo, a parità di matrice, un materiale rispetto a un altro mangia di più o di meno. Oppure la matrice mangia più sul ferro che rispetto all'insomma, qualcosa viene mangiato, ecco, più l'alluminio. Mangiare. Ora, assodato il fatto che non c'è una matrice che spalanca le fauci e divora la mela durante la lavorazione, quello che condiziona enormemente lo sviluppo è di fatto il raggio interno. Ma quindi che cos'è e come si individua il raggio interno? Partiamo dal presupposto che per raggio interno si intende quello naturalmente scaturito con una certa matrice, con un certo spessore, di un certo materiale. C'entra poco col raggio del punzone, a patto che sia al di sotto di questo valore. La semplificazione delle regole di piegatura indicativamente individua il raggio interno di piegatura pari al valore della larghezza della matrice diviso 8. Per un acciaio al carbonio medio. Per quanto riguarda l'acciaio inossidabile, tipo una ISE 304, quel valore va moltiplicato per 1,4. C'è un'altra semplificazione che ho trovato molto interessante sul sito internet americano The Fabricator, dove c'è un range di percentuale a seconda del materiale per trovare il raggio interno. Ad esempio, per un materiale abbastanza tenero come alluminio, il range del valore del raggio interno varia tra il 15 e il 17%, per il ferro varia dal 21 al 23%, per l'inox varia dal 25 al 27%. Tuttavia si può ben dire che in generale più la tenacità del materiale che andiamo a piegare è elevata, più il raggio interno aumenta di valore. Quindi, che ne dicano le convinzioni? Uno sviluppo deve essere necessariamente dinamico e legato, oltre che al materiale e allo spessore, all'utensile con cui quel pezzo andrà eseguito. Anche perché, come diceva Thomas Jefferson, ogni errore di opinione può essere tollerato quando si dà alla ragione la libertà di combatterlo. E se ti è piaciuto questo video, condividilo.